Possiamo vedere la scatola del prodotto, come vedete abbastanza lunga. Il prodotto è un monopod, o meglio un selfie stick, da 270 cm quando è steso, e qui vede tutte le caratteristiche. Indicato come carbon fiber, e un peso di 240 grammi, il diametro massimo di 3 cm. Andiamo ad aprirlo, considerate che io già l'ho aperto e l'ho testato, quindi non lo vedete esattamente come arriva in confezione. Comunque l'imballaggio è lo stesso. L'ho reinserito nella sua scatolina originaria, giusto per farvi vedere il packaging nel caso voi vogliate utilizzarlo come idea regalo. Allora, vedete il marchio del produttore che è ben indicato sul corpo del tripod. Vediamo una custodia per il trasporto, niente di particolare, una semplice bustina, neanche troppo rifinita come vedete, ma ci interessa il giusto. E qui vedete quello che dovrebbe essere, quella che dovrebbe essere fibra di carbonio. Ora io mi aspetto che lo sia in quanto dichiarato, ma vedremo insomma. Per quanto riguarda, vedete, il tipo di fissaggio, avviene mediante questi gommini qui, di cui abbiamo anche dei ricambi, e vedete come la parte questa qui a me sembra alluminio, ora non glielo so, non lo so garantire, no, forse è carbonio anche questa parte, comunque questa qui assomiglia molto di più alla fibra di carbonio. Vedete come ogni segmento si blocca sul successivo, tramite infilaggio in questo caso, quindi attrito, o in altri casi, quelli più importanti, si bloccano con questi due gommini. I gommini sono forniti come ricambi, eccoli qui, e permettono appunto ogni sezione, ce n'è una che si blocca in questo modo e una che con i gommini, quindi vedete che permette di allungare fino alla fine. Questo permette di bloccare le posizioni ogni, diciamo, due segmenti, quindi se io la blocco in questo momento, in questo modo, questo sarà bloccato e si può utilizzare anche se non completamente aperto. Questo sistema non mi fa impazzire, già ve lo dico, in quanto un bloccaggio migliore lo avrei preferito, magari con più controllo. Comunque, diciamo che è tipo canna da pesca come funziona. Qui vedete tutta la quantità di gommini, però non riesco a farlo vedere tutto perché è molto molto lungo. Anche, devo dire, molto stabile, abbastanza stabile per quanto è lungo, insomma. Però questo sistema a gommini così non mi piace perché vedete com'è scattoso, ma poi comunque non mi fa impazzire, dico la verità. Per il resto, però, per il prezzo a cui è venduto, soprattutto in confronto a quelli presenti, per esempio, per Insta 360 originale, il prezzo non è male, non si ha quella qualità, ovviamente, però comunque è un buon prodotto. Abbiamo qui un attacco a vite per quanto riguarda la classica filettatura fotografica, quindi si può mettere anche un tripod sotto, un puntino per mettere il liscio che è anche fornito, come vedete, e qui semplicemente vedete il contenuto del selfie stick, niente di più e niente di meno, quindi non c'è modo io di svitare questo tappo, diciamo così. Per il resto viene fornito anche un attacco GoPro che ovviamente è removibile, in quanto di solito abbiamo un maschio classico fotografico con la gommina per la fotocamera. Quindi, che dire, senz'altro non ha la qualità di un prodotto come quello della Insta360 a cui è ispirato un selfie stick così. Di buono ha che comunque è abbastanza compatto e abbastanza leggero, vista la lunghezza che va ad esprimere in totale, se parliamo di 41 cm da chiuso, e quindi devo dire ha anche la possibilità di avere un attacco GoPro incluso. Quindi il prodotto non male, anche se, ripeto, avrei preferito un sistema di bloccaggio leggermente superiore come qualità.